quinta edizione della Run for Avis. Il vincitore è il nostro Argob Rashid. È qua che facciamo i primi tre, eh? Ecco qua, occupata la seconda piazza del podio del giro bellissimo di 11 km. Si è salito sul podio e anche questa volta ci dà soddisfazione. Dai, facciamo i primi tre, Bolin. Oh, allora adesso vi dico questa cosa, vi dico questa cosa. Il mio amico Fernando Couto, ve lo sto dicendo veramente allo sfinimento. Da Angera in poi gli ho detto, quando Bolini, ci sono io arriverai sempre Bolini, tra i primi cinque. Da questa parte. È successo sempre, Nando, vero? Bravo. Per il Fernando Couto, coppa col corto. Vai, 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 vai. Bravo Francesco! Facciamo. Bravo Francesco! Bravo Francesco! Bravo! Bravo Francesco! Dai, forza! È suo fratello, stiamo facendo una cosa in famiglia. Siamo la mafia praticamente ormai. Sì, dai, fate così. Forza, forza ragazzi che siete arrivati. Guardalo, io lo vedo all'orizzonte, prenderà la quinta posizione quest'oggi. Io ve lo dico, il amico Alberto Rossi. Il sesto, c'avete ragione, cioè, come il sesto? Il Nando non era quarto? Bravo te. Grazie. Chi è arrivato dopo il... Vi faccio vedere una muscolatura del bicipite forte dell'amico Giuseppe Pirine. Hai ragione. Come non ti... Ragazzi, date il 5 alla mia amica Aurora, uè, che è? Guarda lì, vedi? Diamo un premio agli uomini, se volete potete dare un 5 a Aurora prima di arrivare. Vi diamo anche questo premio. Bravi ragazzi, bravi. Una delle categorie che c'era quest'oggi nella gara era l'uno con. Tanto li vedo tutti belli sudati e taciturni, perciò mi sa che hanno rampicato. Ma che arriva la prima donna. Ok. Diciamo a questo ragazzo che sta per arrivare che se vuole come premio può dare il 5 alla nostra valletta, se vuoi, a tua discrezione. Vai, vai a farti dare il 5. Bravissima. Forza, forza. Ottimo Francesco, dai che ci sei. Bravissimi, bravissimi. Bravo Aurora. Perciò stiamo aspettando la prima donna, me lo confermate ragazzi? Sì, siamo ancora qui in attesa della prima donna. Sì, sì, anche secondo me. Prima o poi succederà, sì, sono convinto anch'io. Mettiti lì a prendere il cibo. Era lì insieme, okay, okay. Qua e adesso è indietro. Ragazzi, se volete c'è una donzella a cui potete dare il 5 come prima che arrivate, eh? Come volete gestirvela. Forza ragazzi, forza che ci siete! Il marito della moglie? Ah, giusto, giusto, giusto. Dagli 5 all'Aurora. Otto. Guardalo, guardali, guardali. Vai Marco, vai Marco, vai Marco. Forza, forza. Dai ragazzi che ci siete. Forza l'ultimo sforzo. Guarda il Simone che mi ha detto che gli faceva male il polpaccio. Guardalo, guardalo. Bruno, sei caduto? Sì. Siete stati bravissimi, siete stati grandissimi in questa gara, bravi ragazzi. Forza, forza che ci siete. Sto 5, sto 5, sto 5. Questo è il tempo di attesa che ho anch'io per la mia prima donna. Nel tempo grosso modo sono anch'io su quei ritmi. Con la differenza che qua abbiamo la certezza che arriverà. Arriva? Arriva, ce l'hanno conferma. Dai ragazzi, dai che ci siete, dai che ci siete. C'è Aurora che vi aspetta col suo 5 per festeggiare la vostra gara, la vostra fatica, la vera fatica di oggi, Barbara, assolutamente. Bravi ragazzi, bravi, 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 ottimo. Guarda, adesso arriverà questo ragazzo con la divisa verde, secondo me ti darà il 5, vai tranquilla Aurora. Io sono convinta che Enrico il 5 te lo dà. Hai visto?
Come non me la date? L'ho visto io. Ma Riccardo con le donne così se si concede poco, non è che... Con calma, con quel prezioso, giustamente. Beh, adesso che arrivano. Vai ragazzi, vai. Perciò non ci hanno tolto i cartelli. Era ben segnalata, ho sentito bene. Ottimo ragazzi, bravi. Vedi? Arriva. Oh, finalmente abbiamo la vincitrice questa quinta edizione della Run for Avis. Qua gola secca, come da pronostico, vincitrice la nostra Eugenia Vascari. Avete cercato di fermare l'Eugenia, ti hanno arrotolato, visto che hanno cercato di bloccarla, cosa è successo? Dai ragazzi che ci siete, dai! Forza fino alla fine, bravi! Bravi ragazzi! Abbiamo cominciato a comporre allora anche il podio femminile. Eugenio Vasconi si è presa la prima piazza, adesso vediamo. Allora, secondo me ve lo dico, secondo posto Elena Sofia e terza Sofia Barbetta. No, vi ho dato il podio, vi ho dato la mia idea di podio. Come lei mi ha detto che è Sofia? Oh, me l'ha detto lei? Sofia? Adesso glielo chiedo quando arriva, ok. Cosa vuol dire? Eccola, adesso glielo chiediamo. Ecco Marta che arriva senza il pettorale e il secondo posto femminile di questa quinta Run for Avis per la Elena! E il cognome non lo dico perché non lo so. Prima di sbagliare glielo chiediamo a lei, vero? È stata una buona idea, cosa